昇竜拳。 Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video per la seconda volta. Intervista a cosplayer. Dato che l'altra volta siamo rimasti un po' delusi perché per colpa di qualcuno qui, colpa di qualcuno che sta qui, la sua connessione ovviamente ha fatto un po' cilecca e quindi abbiamo dovuto interrompere dopo 15 minuti dallo start. Era un video pieno di battute, pieno di risate, pieno di non ti sento, ma aspetta, metti così, molto molto pieno, interessante, precisiamo. Ok, ho detto ciò, quindi vado a presentare nuovamente la mia amicona Giulia De Monte, che ovviamente non può rispondere perché sta un attimo bevendo, altrimenti si strozza, muore e poi non c'ho più nulla da fare. Non del gas. Ciao a tutti, piacere di rivedervi. Per la seconda volta sul mio canale, sei contenta? Meglio due che niente. A questo punto, secondo me, non c'è due senza tre. E il 4 viene da sé. Non la finiremo più. Saremo tutti i giorni insieme. Perché? Cosa ho fatto di male? Cioè, io, sì, è vero, ho fatto stragi, carneficine. Però non pensavo di essere così colpevole da dovermi assorbire la tua presenza quotidiana. Sono grande e grossa, fai prima a settarmi che a farmi il giro. Ma che. Vabbè. Che sei grossa si vede ed è apprezzabile, precisiamo. Meglio grossa che niente. Ok. Allora. Ti faccio le stesse domande iniziali che ti ho fatto l'altra volta, perché così sei il mio stesso copione di tutte le volte. Ti faccio la solita domanda banale per farti prendere il ritmo di domanda-risposta. Che tempo che fa? Bello, molto bello, No, bellissimo. vabbè. Però guarda me quando dici bello, non guardare, non fare finta di nulla. Guarda me quando dici bello, No, tu sei bellissimo. stupefacente. Tu sei stupefacente. Sì, sono una droga, va bene. Cocaina, hash, marijuana, tutto quello che vuoi. Va bene tutto. No, che dopo viene l'apo. L'apo, addirittura. Sentiamo. Non è che poi altrimenti ci troviamo una Madame blu giù sotto casa? Spero che di no. Almeno gli apro il caffè, dai, se passano. È la prima che capisce la Madame blu che cos'è. Perché sono abbastanza vecchio per sapere cos'è una Madame Blue. No, come sono vecchio. Perché? Non me lo dovevi dire. Dovevi dire, ah, non ho capito, sei troppo giovane. Ah, tra un po' prendo la pensione. Sì, è vero, prenderò la pensione. Quella per la testa, la 104 prendo. Ok, dai, torniamo un attimo seri, altrimenti Vabbè, così. qui facciamo solo cazzate. Non è dispiacere fare le cazzate con te, però è pur sempre un'intervista. Ok, dai. Iniziamo con le domande un po' introduttive alla tua persona. Nome d'arte. Allora, nome Giulia, nome d'arte o la strega matta o Madre Gothel. Ok, Madre Gothel è quella di Rapunzel. Esatto. Strega È matta. il cosplay che mi è venuto meglio, mi è rimasto addosso come personaggio e mi piace. Va bene. Ok, Madre Gothel ci sta pure perché più o meno sei raffigurante. Ok,
la versione hentai va bene, però non se lo aspettava. Ciao. No! Ok, dai, ti ho detto stasera ero così. Te lo dovrei aspettare, ti devi mettere un burka. Eppure ti faccio le battute. Ok. Età? Lo so che non si chiede ad una donna, però me ne sbatto e te lo dico lo stesso. Ad agosto faccio 50, sono della classe 1973. Allora, veramente mi devo sentire offeso, dato che prima hai detto sono abbastanza vecchia da capire questi termini. Quanti cazzo anni mi dai? A te una quarantina? Ok, finita la live. Ok, ciao. Vabbè, no, è finita la live, ciao. Sta pezzo da strudel. Ok, ciao. Ok, dai, allora seriamente. mi comporto seriamente, quindi ok, modalità seria, posizione seria, ecco qua. Allora, posso tolgo io la polvere. Vai. La Senza lì con la mano. prossima volta, dai, ci arrivo, non ti preoccupare. Allora, di dove sei? Non Di Trento? si sentiva, però va bene. Trento. No, ho detto non si sentiva dall'accento, però va bene. Ah, no, beh, l'accento ce l'ho un po' di tutte le lingue perché avendo lavorato nell'alberghiero ho assimilato un po' tutte le cadenze italiane più o meno. Ok. Iniziamo seriamente a parlare allora. Vari. Come è iniziata questa tua passione per i cosplay? Allora, questa passione per il cosplay è nata più o meno quando è arrivata in Italia, intorno ai primi metà degli anni 90 del secolo scorso ormai, e facevo parte di un'associazione che si occupava praticamente di cultura giapponese, di fumetti e giochi di ruolo. E quando abbiamo scoperto che i primi albori dell'internet, del cosplay, la prima cosa che ci siamo detti, guardandoci nelle palle degli occhi 20 persone, i giapponesi ne hanno inventata un'altra. Giuro, parole testuali. Sono andata un po' a informarmi. Sì, bella la novità, questo, quell'altro. Poi con le prime trasferte organizzate in Pullman per Luca Comics, mi sono avvicinata un po' a questo mondo qua, prima aiutando un po' di ragazzi con i loro cosplay. Per cui aiutando prima nel trucco un ragazzo con l'ideogramma del V di 3x3 occhi e poi facendo la parrucca e il mantello per un altro ragazzo con il cosplay di Zel'Gadis di Rina Inversa, della serie Slayers. In Zelda. Italia ho conosciuto un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Ah, ok, Slayer, sì, incantesimo Sì. dischiuso dai petali del tempo. Non mi ricordo. Vabbè, comunque. Il Sì, mio Rin, quella con i primo capelli rossi, arancioni, rossi. esatto, Ok, perfetto. che ho fatto anche Rina anche io qualche anno fa. Però il primo cosplay che ho fatto è stato Ai di Video Girl Ai, e lì sono stati 4 giorni di fuoco perché ero reduce dalla stagione invernale in albergo. Ho distrutto 80.000 lire di forbice della parrucchiera per sistemare la parrucca e ho tenuto sveglio per 4 giorni i miei perché ero sempre attaccata alla macchina da cucire. Per cui ti lascio immaginare che full immersion di cosplay che mi sono fatta. E poi da lì non mi sono più fermata e sono andata avanti facendo anche dei piccoli corsi, dei laboratori. Ho aiutato tanti ragazzini ad affacciarsi a questo bellissimo hobby. Perché ricordiamoci che il cosplay al momento è considerato un hobby, non è considerato un lavoro. Vabbè. E io faccio cosplay per me perché mi diverto a farli. Quanti cosplay hai fatto finora? Allora, contandoli più o meno, ne avrò fatto una
quindicina massimo, non di più. Quindicina. Iniziando in che anno? Allora, iniziando verso l'anno 2000 con Videogirlai, poi l'anno dopo ho fatto Pharangis di La leggenda di Arslan, però la prima versione, non quella moderna, proprio la prima versione che era uscita. Poi fra i vari ci sono dentro Oi 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 San, i My Little Pony, Rina, Iridella, cosa caspita ho fatto anche? Guida intergalattica per autostoppisti, Young Black Jack, Madre Gothel, ho fatto Leone d'Afterai. Sì, più o meno sono questi qua, più o meno i cosplay che ho fatto a grandi linee. Quindi una quindicina, tutti famosi. No, io cerco sempre personaggi un po' di nicchia, a dire No, il dicevo vero. Non... famosi nel senso che non sono degli original. No, non vado mai di original perché non ho ancora trovato un personaggio original da far mio. Per cui sì, ci sto Se ti studiando dovessi sopra, diciamo. dire, Dimmi. crea un original. Da dove parti? Allora, innanzitutto dal mondo del fantasy, perché io sono una grandissima amante del fantasy. Mi ispirerei molto anche al gioco di ruolo, mi ispirerei molto ai personaggi di D&D, sicuramente quelli, non a personaggi di videogiochi o altro, perché non sono una videogiocatrice da console. Diciamo sinceramente, però se dovessi fare un mio original o sarebbe ispirato a una sacerdotessa guerriera o a un mondo di vampiri anche. Dato il bianco cadavere c'è. Una lampada non ti farebbe male. No, ma anche se mi metto sotto il sole 24 ore, io non divento scura. Bella te. Divento rosso aragosta, ma non divento scura. Bella te. Io se mi metto un'ora sotto al sole dopo non faccio la muta, faccio proprio il cambiamento climatico corporeo. Se hai seguito Saitama, cioè One Punch Man. Cambiamento climatico corporeo. Cioè praticamente divento l'universo. Il grande Dio dell'universo. Quante fiere hai partecipato? Allora, tante. È impossibile contarle perché prima che trasferissero Lucca in città, praticamente ero giù ad ogni evento di Lucca Comics. Dagli anni 90 che ho iniziato fino alla seconda o terza edizione di Lucca entro le mura. Poi purtroppo è diventato ingestibile gestire la trasferta, perché ero io che organizzavo le trasferte col pullman per andare giù. E era pesante, era incasinato perché non c'era parcheggio. Non era gestibile con 60 persone presso riuscire a trovare un punto di accordo. I costi poi sono lievitati tantissimo e a un certo punto ho detto: ragazzi, se trovate qualcun altro che organizza il pullman, fate pure, io ormai metto le mani avanti e dichiaro ormai la resa perché non riesco più a gestire una cosa del genere. Comunque diciamo che per una decina d'anni buoni ci sono andata giù tranquillamente a Lucca Comics. Ho fatto qualche Romix, un paio di anni di Romix ho fatto, e poi le fiere le ho iniziate a fare più come standista che come visitatore. Sei mai stato ospite in uno stand?
Allora, come ospite in uno stand? No, però ci hanno offerto a me e ad altri ragazzi di poter realizzare uno stand per cui eravamo noi gli ospiti dentro la manifestazione. Semmi in ambito fieristico, hai mai partecipato a qualche contest? Soltanto ad un paio, così per il gusto di mettermi alla prova, ma dal mio punto di vista Da non sola in sono gruppo? da sola. Da Hai vinto? Spero di sola. sì. No, sinceramente no. Oh, che cos'è questa rivelazione cattiva? Non ho vinto per il semplice fatto che io non amo partecipare ai contest perché i contest creano una specie di guerra fredda tra i cosplayer che a me non piace. Sì, Io verissimo. penso che Vabbè, è stile Miss Italia. No, spero che vinci tu. No, ma tu sei più brava, sei più bella, sei più... Invece poi si schifano. Ah, hai perso, buono, sì. No, ma tu non sai neanche le cattiverie che si dicono dietro le quinte ai ragazzi, specialmente quelli che sono supportati dai Immagino. parenti dietro le quinte, veramente vengono fuori le cose peggio della natura umana. La meglio peggio umanità. La meglio peggio umanità, veramente. C'è stato un anno a Romix che invece ho visto il lato peggiore del cosplayer in gara. Io non so che scena avevano portato questi due ragazzi che dovevano praticamente vincere per andare in Giappone, ovviamente, perché il Romix è gemellato con Nagoya per il VCS, World Summit Cosplay, e uno dei due deve aver fatto un errore quando sono scesi, praticamente c'erano pezzi di cosplay che volavano da una parte all'altra dietro le quinte, una lite furibonda è dovuta intervenire la security. Dico soltanto questo. La base del litigio qual era? Dalle urla e dalle bestemmie che si tiravano dietro è perché uno aveva sbagliato i tempi di recitazione e movenze sul palco, da quello che ho inteso. Appena ho visto praticamente sfrecciarmi Ah, davanti un pezzo di armatura, quindi d'armatura. praticamente stavano insieme. E da quello che ho capito, sì, erano dalla stessa città, si erano organizzati tra di loro a fare questa scena. Mi sembra che era dedicata ai Senseiya, ai Cavalieri dello Zodiaco. Immaginavo. E, dovevano fare una scena di combattimento. Oddio, i ricordi sono abbastanza lontani. Però uno dei due deve aver sbagliato qualcosa. Quando sono scesi dal palco se ne sono detti dietro di vacca e di boia. Io ti dico soltanto che mi sono vista passare davanti un bracciale. Ho detto, ok, adesso ci sono armature che volano. Dov'è Buono, buono, mi Tevius? faccio un'armatura gratis. Tu hai capito quanto costa un'armatura fatta bene? Ma parliamo anche di minimo 300 euro. Se è fatto in foam, se è fatto invece o di plastica o di No, altro, pensa anche 2000. allora, 300 euro è il materiale, l'armatura finita, perché io dopo sono andata a informarmi sui forum, sono andata un po' a indagare. E diciamo che un personaggio di LOL, Legend, Lord of Legend, League quel of Legends, videogioco LOL. League of Legends. Pardon, chiedo scusa per tutti i videogiocatori, sono una chiavica in fatto di ricordarmi di videogiochi. E c'è questo lupo con l'armatura sacra, il Sì, martellone, tutto quanto, Fenrir. fatto da un russo, una cosa fantastica. Lui ci ha fatto sopra i conti, per cui fra pelliccia, foam, resine, luci, ore di lavoro, l'armatura, se dovesse venderla tutta intera con la testa dell'orso, sono più di 5.000 euro. Dico soltanto questo. Non te lo vuoi incollare sulla pelle l'armatura dopo? Sì, mi devono tirare fuori col carattrezzi se me la compro un'armatura del genere. 5.000, capito? Non è che tu hai detto, sai, 500-600 più o meno, vabbè, ci sta perché comunque è un'armatura. 5.000
5.000, sai, c'è quello zero in più che fa un po' la differenza. Esatto. Dipende tutto dalla bravura del crafter, cioè del cosmaker, del cosproper e del cosplayer poi che deve portare poi il personaggio sul palco. C'è stato prima del Covid una manifestazione in Francia che è venuta fuori una mezza polemica con una cosplayer abbastanza famosa in Francia che aveva portato, adesso mi sfugge il nome del videogioco, il personaggio di un marinaio che era affondato con la sua nave, era diventato specialmente una specie di zombie sottomarino, soltanto che il personaggio in real è un afroamericano. Lei cosa si è fatta? Si è fatta tutta la pelle, il rivestimento in lattice per sembrare questo e l'hanno praticamente bocciata per discriminazione razziale. Cioè, se il personaggio è nero e io sto facendo un personaggio, è ovvio che mi vesto da nero, cioè, per farti capire. Esatto, sta ragazza qua aveva fatto tutto quanto bello, corretto, cioè si muoveva dentro questa guaina di lattice, era pelle, si vedeva che era, sembrava pelle vera, però io ho detto, tu ti sei macchiata di blackface, non sei esclusa dalla competizione. È blackface Ed che... è la più grossa cazzata che si poteva tirare fuori, guarda veramente. Torniamo su argomenti leggeri. Ok, vediamo un po'. Abbiamo parlato dei costumi, andiamone un po' a vedere. Così noi saliamo un po' e arrivano i costumi. La prima è questa qui, ossia quella di non so chi è. Non so chi è, quella a braccia concerte, muovete un po' tu. Quella con la faccia viola da una parte? Oh yeah. Young Blackjack. Ok, non me lo imparerò mai. Ho fatto la versione femminile di quel personaggio perché Blackjack è praticamente Osamu Tezuka. Io ci sono cresciuta con Osamu Tezuka e ho voluto fare una versione femminile, per cui ho fatto una camicetta abbastanza scollata, mi sono trovato un camice bianco, mi sono dipinta la faccia, tanto che mi sono ricordata dopo che in foto il viola è Non si vede. speculare, per cui risultavo colpito dalla parte sbagliata. Allora, L'unica cosa che non sono riuscita a trovare di quel cosplay è stato il bisturi, che non li potevo portare per no. questioni di sicurezza, e ho dovuto modificare i coltellini di plastica delle posate da campeggio. Ok, a quale fiera l'hai portato? Un evento qua in regione che si chiamava Art My Sound e mi sembra che non lo fanno neanche più dedicato al cosplay, non mi pare, perché poi sotto Covid hanno bloccato tutte le manifestazioni e non so neanche se lo rifanno ancora. Però quell'anno lì c'erano tanti ragazzi che si erano vestiti da allora, Steven Universe, c'erano i My Little Pony e non mi ricordo chi altro, poi c'ero io. Momento, c'ho un attimo una domanda. Allora, prima di entrare in live sembrava una foto. Scusami, non riesco a capire il senso. No, avevo un commento, perciò. Allora, no, sto un attimo pensando a che domanda farti, capito? L'impatto, com'è stato con le persone? Ah, il costume, ok, perfetto. No, vabbè, hai risposto, perfetto. Com'è stato l'impatto con le Allora. persone? Cioè, riconoscevano il personaggio oppure, come ti devo dire? Tutti quanti dicevano, è quello, oppure passano davanti, foto giusto perché sei una cosplayer. Allora, molte volte si capita che passano, ti fanno la foto di sfuggita col cellulare, a volte ti fermano, ti fanno, ma scusa tu chi sei? Però ci sono quelli che riconoscono il personaggio e fanno,
cavolo sei lui. Mi è successo specialmente con Madre Gothel, mi fanno, no, non ci posso credere, sei tu, veramente. Allora io mi avvicino lì, gli faccio tutta la scenetta e gli faccio, sento la chioma, Oppure quando ero con Videogirlai, attenti ai vostri videoregistratori, ragazzi, posso sempre punirvi da quelli. Rispondo un attimo a questa domanda. No, non siamo fidanzati. Ma no, perché la domanda è questa: ma siete fidanzati? No, sono Io felicemente ci single. sono sposata. Io non c'ho nulla al dito, quindi. Ok. Domande su questo costume non ne ho, perché sinceramente non... prima di tutto non conosco il personaggio, quindi non mi saprei regolare. Allora, Black Jack è lo stereotipo dello scienziato pazzo. Diciamo che Tezuka l'ha molto fatto Ah, basandosi non ti su preoccupare, Frankenstein. capisco il riferimento. No, scusami, ho risposto. E Young Blackjack è una rivisitazione dell'opera, però precedente all'opera originale, cioè praticamente diciamo un prequel. Chi era Black Jack prima di diventare Black Jack? Perché ha la cicatrice? Perché è diventato così folle? Questo quell'altro, per cui è tutta una storia dietro quella. Mi è piaciuta molto e ho provato a farci il cosplay. Vabbè, quindi come personaggio è conosciuto. Sì, abbastanza. Chi è nel settore di nicchia del genere lo conosce tranquillamente. Ok, dai, vediamo un altro personaggio, così magari mi viene da farti più domande. E arriva, ok, e arriva questa qui, Guida Galattica per autostoppisti. Alzate i pollici in alto. Allora, prima domanda su questo costume. Il libro è vero? Il libro no, l'ho fatto io. L'ho fatto io. Ho Ok, cambiamo preso un. costume. Cioè, io con tanta di quella enfasi, con quell'entusiasmo, dire, cazzo, è vero il libro? No, invece no. Vedi la mia delusione in faccia? Illusioni, questo mondo del cosplay. No, no, no. Non è creare illusioni. Dici questo? Il cosplay è... Che cos'è un cosplayer? Un cosplayer è uno che indossa fantasia per trasmettere emozioni. E questo è cazzo, l'ho detto bellissimo. È Bibbia. Infatti, ma l'ho detto bellissimo, Maya. Tengo i brividi un gol. Ok, fai vedere di nuovo quel libro. Don't panic, no, ma dai. E se lo si sfoglia, che c'è scritto dentro? Beh, dentro al momento non c'è niente a parte Ah, il 42. ok. La grande risposta. Esatto. E quella è la base principale del libro. Cioè libro, Esatto. libretto, manuale, poi dipende. Ok, vediamo un po'. Questo costume a quale fiera l'hai portato? Penso quello sotto casa perché hai le ciabatte. Sì, perché allora, fiera non l'ho portato a nessuna fiera per il semplice fatto che questo qua, come è uscito da casa, a casa ci è rientrato, perché qui a Trento, al Museo di Arte e Scienze Naturali, avevano fatto la mostra Walking in the Moon, dedicata allo Bello. sbarco sulla Luna quell'anno. E Bello. avevano chiesto ai ragazzi se avevano costumi dedicati al mondo del fantasy e via dicendo, comunque il mondo cosplay dedicati alla Luna, e io non avendo al momento niente di pronto, questa cosa qua, specialmente il libretto e il resto del cosplay, l'ho fatto in un paio di giorni,
Io ho fatto la guida intergalattica per autostoppisti, che mi sembrava la cosa più adatta e più divertente da portare ad un evento così semplice in piena estate all'interno di un museo. Per cui immaginati sta deficiente con l'asciugamano intorno al collo, con il 42, l'accappatoio, le ciabatte e il D'estate. quaderno aperto sul 42 che andava in giro così stile Bibbia. D'estate. E tutti che lo guardano in estate. No, non è tanto per non è tanto per perché, come hai detto tu, questa deficiente. No, non oserei dire tanto, però non è tanto per il costume in per sé, ma è il periodo in cui l'hai indossato. Cioè, accappatoio durante l'estate, cioè tu squagliavi praticamente. Cioè, hai fatto ogni passo era una pozzanghera. Stato in tilt i distributori di bibite a forza di svuotare acqua, bottigliette di acqua. Poi Cioè, secondo me c'è stato. dopo non ti si poteva abbracciare, rimaneva azzeccato. Si faceva il bagno tutti quanti. La mia fortuna è stata che a una certa ho trovato una mia conoscente che faceva la tucca bimbi e sulla guancia mi ha fatto il simbolo di guida intergalattica per autostoppisti, per cui il cerchio con il Ti pollicione. lascio Disegnato qui. rispondere a te questa domanda. Vai. Com'è il film di Guida Galattica per autostoppisti? Stupendo. Com'è Allora, stupendo? a parte che è stupendo, però c'è da classificarlo anche come follia pura perché veramente ti scompisci dalle risate. Dal primo all'ultimo minuto ti trovi dentro tante di quelle gag, di quei fatti comuni presi veramente per i fondelli all'ennesima potenza, i Vorgon che ti fanno le poesie tristi, poi il robottino che ha la sindrome del robot triste. È una cosa favolosa. Poi conoscere Dio che ti ricostruisce la terra e ti rimette la tazzina da te dove era prima che ti distruggessero tutto quanto, anche con l'autostrada. Che ci vuoi fare? Fa più ridere guida per gli autostoppisti oppure balle spaziali? Oh. Accendiamo la versione Plaid. No, è una dura lotta qua perché veramente la bilancia non saprei dove farla cadere. Se nel mezzo poi ci metti Robin Hood, non mi calzamaglia. No, dai, no, quel rossiccio Baffetti, no, dai. Vabbè, Bello sguardo Raditza con le il Robin tette, Hood sembri un di Mel pupazzo. Brooks, se mi ricordo bene. Esatto, come Spaceball. Ok, hai partecipato a qualche contest con questo costume? Con questo qua no. E ti faccio la stessa domanda che ti ho fatto prima. L'impatto è stato gradevole oppure fotografie solo perché era una cosplayer? L'impatto è stato abbastanza gradevole perché Cioè, ti sono riconoscevano questo, uscita non intendo io. molto, mi hanno fermata per chiedere, i bambini si avvicinavano abbastanza incuriositi, quello sì. Foto non molte, a parte quella che ho passato a te che hai mostrato anche in diretta, non ne ho altre. Se ci sono, saranno disperse nel mezzo del mare dell'internet e io non saprò mai trovarle. Vabbè, i bambini si avvicinavano incuriosi perché dicevano: ma chi è questa che a luglio c'ha l'accappatoio? Esatto. Cercavo una pinta di birra per fare l'autostop. Non si può, non si può. Ti Ti voglio fare un sei attimo beccato una una domanda mappa. un po' imbarazzante, diciamo così. Dato che, Vai. a differenza di quello di prima, che non mi ricordo nemmeno più il nome, il costume di prima, non mi ricordo nemmeno più il nome. Questo qui, Youngblood. è una semplice maglietta e si può vedere la tua generosità corporea, ok? Hai avuto problemi con qualche maniaco? No, aspetta, qualche appassionato del genere Big Boob.
Sì, ed è anche stato bellamente silurato. Per il semplice fatto che Racconta un tanti. po' questa tua esperienza negativa. Allora, diciamo che chi è più anziano di me vede il cosplay come una carnevalata. Ed è una cosa che noi cosplayer odiamo tantissimo perché non c'entriamo nulla col carnevale. La maggior parte delle persone pensa che il Comic Con, cioè le fiere per i cosplay, siano solamente un momento di carnevale. Esatto. Non capisco perché Però c'è c'è un lavoro dietro e. stato. Guarda, ti dico che qua da noi hanno cercato più di una volta di provare a fare la Fiera del Fumetto qua in regione da me e più di una volta si sono sentiti dire: conviene di più fare la sagra della porchetta che una Fiera del Fumetto, attira più gente. Questo è vero. Cioè, il mangiare, permetti. Non è che ha detto Lì c'è facciamo stato un'altra cosa, esatto. facciamo il mangiare. Cioè, il mangiare attira, è lui che fa. Diciamo però che questa persona Vici, da quando ci ha provato, che quell'anno mi sembra che avevo preso un costume medievale, avevo provato a fare un elfo e avevo provato a fare delle cose non molto simpatiche. E quando gli l'ho preso di petto, gli ho fatto: sono una persona. Sono una cosplayer. Se tu non hai rispetto né per me né per i cosplayer, quella è la strada, passo lungo e ben disteso. Preso di petto, ma è Sì. da un bel po' di Sì. tempo non sento delle donne guerriere. Ma io devo ringraziare il mondo del cosplay che mi ha fatto diventare un po' guerriera, perché io di carattere sarei stata molto timida, molto chiusa in me stessa, cioè mi bastava una cosa grande così per farmi piantare un muso da qua a Roma. Invece il cosplay mi ha dato modo di potermi aprire e diciamo che adesso sono anche molto più sfacciata. Ok, vediamo un po' l'ultima foto che mostreremo stasera. Ok, quella di Madre Gothel. Ok, Gothel, io arrivo a lei. raccontami un po' una. Anzi, raccontami due, un'esperienza positiva e una negativa. Allora, l'esperienza positiva è stata che questo cosplay, da quando l'ho iniziato a portare in giro per eventi grandi o piccoli, sono sempre stata riconosciuta. Tanti ragazzi mi si sono avvicinati di tutte le età a chiedermi le foto, a chiedermi anche l'abbraccio, a fare le scenette sceme davanti alla videocamera o al cellulare. E diciamo che essendo un Villains è facilmente giocabile su tutti i lati tra il buonismo e il ti prendo in giro spudoratamente. Perché molte ragazze vestite da Rapunzel, appena mi vedevano, tagliavano la corda letteralmente, io le correvo dietro a suon di cestino da picnic. E lì venivano fuori delle scenette memorabili. Il lato negativo di questo cosplay è stato che mi ha fatto abbastanza penare perché è stato il primo vestito abbastanza complesso in stile medievale che ho lavorato. Io non avevo mai fatto un vestito su questo tema, con questo tema medievale, e mi sono trovata in parecchie difficoltà. Poi, oltretutto, la prima stoffa che avevo trovato era abbastanza fastidiosa da lavorare, continuava a scivolarmi, continuava a strapparsi, i punti non tenevano. E a un certo punto ci ho fatto veramente una crisi isterica, ho preso il vestito, appallottolato, l'ho buttato nel cestino, mio marito lo ritira su e fa: con i soldi che ci hai speso di stoppa, vuoi adesso lo butti via? Facci le tende. Guarda, ci è mancato veramente poco che ci facevo le tende.
Ok, questa sarebbe Però l'esperienza negativa. questa sì, è stata l'esperienza negativa a dire il vero di Madre Gothel. A parte che una volta portato a Sigurta avevo anche dei stivaletti veramente. Ho trovato i suoi stivaletti, 2 ore che li ho messi, li ho dovuti togliere e fare tutto l'evento scalza sui prati, una vera goduria per me, perché praticamente le suole si sono aperte all'opera. Oh, addio scarpe. Le ho portate dal calzolaio e mi fa: queste qua le devi portare soltanto o poi vedi di marmo o in strada, perché se le riporti su un prato le saluti. Invece l'esperienza, quella negativa, non mi dire che è questa. No, l'esperienza negativa è stata che la prima versione che ho portato non ho potuto togliermela all'evento a cui ero, semplice fatto che mi ero dimenticata il cambio a casa. E nel piegarmi, nel sistemare le scarpe, mi si è strappato sulla schiena, per cui ho fatto tutto il giorno con il mantello addosso e uno strappo largo così sulla schiena. Vabbè, prendevi aria, va bene. Ok, l'aria avrei preferito prenderla in altro modo, ma non in quello. Poi, specialmente a maggio, con il freddo che fa dalle nostre parti, guarda, è una goduria. Infatti, cioè, quello che dico io, dico, a luglio ti vesti con l'accappatoio, a maggio che fa freddo ti vesti con un mantellino, cioè, tu sei strana. Sì, parecchio. È un'esperienza positiva, bellissima che hai avuto con questo costume? Di solito quando chiedo questo è perché o hanno vinto un premio oppure magari hanno avuto una reazione dal pubblico, dallo spettatore, da chi frequenta le fiere, così bella da motivare ancora di più il continuo del cosplay. Allora, Tipo, quando, diciamo tipo che ad una ragazza. lato positivo veramente bello è stato sempre l'evento Sigurd a cui ho portato questo cosplay, che c'era una bimba che faceva un po' di capricci. Io mi sono avvicinata e gli ho fatto: ma tu sei una fatina? Lei mi guarda, prende, mi abbraccia. C'era suo papà che mi stava guardando con 2 occhi grandi così da serie. Come caspita ci sei riuscita a smettere di farle fare i capricci? Siamo stati 1 ora e mezza a rincorrerci e a farci fare le foto. Cioè, sta bambina non mi si schiodava più. Però a un certo punto gli ho fatto: guarda, scusa, devo andare a cercare la mela di Biancaneve. Tu aspettami qui con il tuo papà. Allora lì ci siamo salutate, però durante il parco, beh, il parco del Sigurd è abbastanza grande. Ma lì dove si radunano i cosplayer ci si riesce a trovare un po' meno tutti quanti, però quella lì è stata veramente una bella esperienza. Sì, ma la maggior parte quando chiedo belle esperienze mi raccontano sempre del sorriso di un bambino. Luoghi comuni, però molti mi dicono questo. Sì, perché i bambini sono quelli più facilmente avvicinabili a questo mondo. E sono quelli che lo prendono veramente per quello che è, cioè un divertimento. E molte volte noi adulti che facciamo cosplay, questo lato del divertimento ce lo dimentichiamo. Forse per lo stress di aver creato il costume, forse per lo stress dell'evento. Ci dimentichiamo che fare cosplay vuol dire rilassarsi, divertirsi, stare in compagnia, passarsi una bella giornata. E molte volte i bambini ci aiutano a capire veramente questo lato del mondo del cosplay. Per cui è questo qua è il lato bello. Se si riesce a far ridere un bimbo, hai fatto tutto. Ok, hai vinto qualche contest con questo costume? Con Madre Gothel no. Ci ho provato, Il ma io non meglio riuscito e sono non hai tutta da vinto. pronto. Vabbè, potevi anche corrompere Ma qualche giudice. ci ho Se ero io provato. giudice, tu mi dicevi, senti, qui sono, ci sono
euro e 15 centesimi. Ok, vinci tu. No, io non punto i soldi, io punto alla gola. Io porto crostate, io porto biscotti, io porto dolcetti. No, 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 no. A me o è soldi o è Non mi dire natura, che poi vedi tu. se ti vedi bene. Se ne va anche Madre Cotter perché abbiamo finito di visionare le tue foto. E torniamo un po' a parlare di te in quanto cosplayer. Mi hai un po' incuriosito. Ti faccio questa domanda che già ti ho fatto, però voglio un attimo approfondire. Raccontami un aneddoto divertente o non divertente che ti è successo. Ma come cosplayer o all'interno di Ovvio. qualche evento? No, no, come cosplayer. Come cosplayer Di una... solito quando chiedo un aneddoto non divertente, mi parlano sempre di molestie, ti dico la verità. Quando invece quando dico di raccontare un aneddoto divertente, mi raccontano sempre i bambini, eccetera, eccetera. Allora, è stato quando ho portato il Fumofu a Promix No, è Fumoff, per no. partecipare. Full Metal Panic Fumoff, no. Sì, Quel pupazzo è stato il mio bastardo, no. capo. Sì. Allora, la volta che l'ho porto è stato a Romix. Ci ho appena atto dietro 4 mesi e la testa è alta 1,20 m. Sì, ho visto la foto. La gabbia, ho 98 cm di piede in gomma piuma triplo espansa, quella che si dà proprio per fare le sedute dei divani, tagliata fuori con il cutter, con il coltello riscaldato, e ci ho fatto la custodia per metterci dentro le scarpe da ginnastica per potermi riportare in giro. Per cui ti lascio immaginare un tacqua. Con sta testa che ha una finestrella grande così, tanto per guardare fuori, e il marito che dovrebbe fare le foto in fiera che gli fa da zainetto perché non ci vedo niente. E ogni 2 metri a Romix mi fermano: scusate, fai la foto con me, scusatela, fai la foto con me. Ok, per cui per fare 200 metri ci abbiamo messo 45 minuti, non scherzo, 200 metri di strada. Prima di andare al parcheggio che stava chiudendo la fiera, mio marito mi fa: fermati qua un attimo perché devo andare a cercare una nostra conoscente che era quell'anno in fiera con noi, e mi mette praticamente attaccata al muro vicino alle scale. Io sto in piedi con il fucile messo così. Io vedo passare avanti la gente mi vede ferma lì, mi fa: ma sto qua è un pupazzo, ma sarà una mascotte, ma chissà se è vero. E tutte le volte che si avvicinavo, io facevo un mezzo passo avanti, vedevi la gente che scappava come del Speedy Gonzales. E io stavo morendo dal ridere. Non si può. Effetto negativo dedicato al Fumofu, però è stato ad un altro evento in un'altra fiera, adesso non mi ricordo quale. Avevano chiesto nei cosplayer per attirare gente sotto il palco prima del contest di fare un giro per l'evento per farci vedere. Io giro con il Fumofu e sento dei ragazzi che cominciano a prendermi in giro: guarda questo deficiente come è vestito, guarda se bisogna acconciarsi così, dai che proviamo a fargli lo sgambetto, vediamo cosa succede. Io ho messo per terra il fucile, mi sono tolta la testa e gli ho fatto: vieni qua a dirmelo se c'hai il coraggio, faccia di... E gli ho detto giù una parolaccia. Quando ho capito che la persona fisica all'interno del cosplay l'ha sentito e lui ha fatto un effetto, ne merita figura di merda, orecchie basse, faccia rossa e ha telato. Quella lì è stata l'esperienza negativa, secondo me, col Fumofu. Cioè, Cioè, la gente uno che si deve ti prende andare a in giro le divertire. scuole. Cioè, quello che dico io, dico, uno si veste, ci mette passione, ci mette del tempo, denaro, soldi, cioè soldi, sangue, sudore, per poi essere rotto le balle durante l'evento. Esatto. Vabbè, dai.
faccio le ultime due, un paio di domande finali, così poi ce ne andiamo. Yabol. Progetti futuri. Dimmi che viene al Comic-Con. Mi piacerebbe venire al Comic Dì che viene al Con, Comic-Con, dimmelo. Dimmi che viene al ce l'ho Comic-Con. nella lista dei desideri. Non ho Ce l'ho capito. nella lista dei Ah, desideri. Ce l'ho nella lista dei desideri. ok. È una delle fiere che ho intenzione di venire a vedere. Non so quando, ma sicuramente ci Ok. Ok, vengo. prima di morire vieni, dai. Non è praticamente dietro l'angolo per me la Napoli, Appunto. però. Quindi ultimo desiderio, prima di morire, vieni a Napoli. Sai come si dice? Vedi Napoli e poi muori. No, io devo venire a Napoli a prendermi il cornino. Oh, Ok, dai. devo venire a Napoli a prendermi Vabbè, dai. Abbiamo coperto il cornino. E quasi un'ora, l'altro. quindi voltiamo al finale. Abbiamo quasi coperto un'ora, perciò. Ok. Domandona finale, intima e segreta, te la devo fare. Te la devo fare. Inutile che fai quella faccia a dire no, non parlo, no, le tre scimmiette, no, è inutile che fai. Voglio saperlo. Domanda intima e segreta. L'hai mai fatto in costume? No. Perché? Non ho costumi semplici, cioè i miei costumi sono tutti sartoriali, è un casino indossarli, è un casino levarli. Ok, anche se è un casino, però comunque se c'è la fantasia. No, ti sto portando alla risposta che mi danno tutti, perciò. Però. Ok, sei un ventilatore, ho capito. Sono andata in loop. Sei un ventilatore, ho capito. No, perché ti dico, quando faccio questa domanda, il 99,9% degli intervistati che ho avuto, tutti quanti mi dicono: no, non l'ho mai fatto in costume, perché? Perché altrimenti il costume si rovina. Il Vero anche quello? 99,9%. E se voglio farlo in costume, mi compro un costume da Ma 10 euro su Amazon, che anche se si rompe, si sciupa, si rovina, a chi se ne sbatte danno 10 euro. Sì, ok, ma non è la stessa cosa di farlo con un cavaliere dello zodiaco, un senza che sia fatto bene, capito? Cioè, capito? con un'armatura d'oro addosso. Mica tanto, visto che Lady Isabel diciamo che armatura Si sono accese le fantasie su Lady Isabel, va bene. Secondo me la vedremo come Lady Isabel prossimamente. Ho capito. se ci avessi il fisico da Lady Isabel, lo fisico più da Ursula. Fai Ursula. Ci sto Ispira già Ursula, non pensando. ti preoccupare. La Medusa ispira bene. Ok, dai, siamo arrivati alla fine di questo video dove abbiamo avuto la brutta esperienza di questa intervista con Giulia, mamma mia. Ok, ringrazio tutti coloro che hanno visto, che hanno seguito questo video, soprattutto per chi vedrà questo video e sarà arrivato fino a questo punto, ma quella è Giulia, non l'ha mai fatto in costume. Ah! Adesso i bagarini inglesi delle scommesse apriranno una scommessa solo per me. Quota 100, se lo farai tra... No, aspetta, se quota 100, se vieni a Napoli lo fai in costume. Non vinceremo mai. Non vinceremo mai. Cioè, quota 1000, non lo vinceremo mai. Cioè, cazzo, fammi vincere perlomeno con 1 euro, vinco 1000. No, non si vince. No. Ma ti do 500 euro? No, non si vince, no, no. Vota la trippa!
Ok, ricorda a tutti coloro che vogliono seguire l'attività, possono trovare il link in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Telegram, di tutto e di più. Ovunque c'è sfide memorabili, lì ci sono sfide e interviste. Ricordiamo i contatti di Giulia, che sono? Allora, mi trovate su Facebook con la mia bellissima facciona Giulia De Monte. Mi trovate su Instagram, però non lo uso tanto facilmente, con Gotter Forever. Scritto Gotter, Mother, no, Gotter for 4 Ever, mi sembra. Sulla mia pagina personale, Crazy Witch SOS Cosplay. E su TikTok come Borgia73. Che tengo anche lì la cosa aggiornata sull'SS Cosplay. E per SS Cosplay mi trovate questa domenica a Pordenone con lo stand per 5 minuti di panico. Precisiamo che cos'è un SOS cosplay. Praticamente, quando Allora. il panico diventa di dominio pubblico e i costumi si stanno rovinando e il cosplayer non sa cosa fare, oh mio Dio, c'è bisogno di colla, di filo, di nastro, di qualsiasi cosa, ecco che arriva Giulia. In Col effetti. berretto da croce rossina, con un, non so che ti porti in mano. No, ho uno stand mio dove ho l'attrezzatura per le riparazioni meccaniche tipo colla, sparapunti e adesivi vari, ho la macchina da cucire e ho tutto il necessario per l'aiuto del trucco e parrucco, dei classici 5 minuti di panico pre e post camerino. E tu non sai le urla che escono dal camerino quando il cosplay si strappa, oppure Immagino. i 5 minuti di panico pre-palco. Ok. Cui venitemi a trovare se passate da Pordenone. Abbiamo anche detto che sei una soccorritrice, oltre che essere una cosplayer. Cioè, sei praticamente perfetta. Vedi le spalle come si alzano, sei perfetta. Ok. Ringrazio nuovamente tutti. Alla prossima! Ciao gente! Shoryuken!